Ciao a tutti da Miranda. Stasera voglio chiedere alle carte di darvi un messaggio. C'è un messaggio per te. Scegli la carta e ascolta il tuo messaggio. E potrebbe essere un messaggio che magari potrebbe venire anche da una persona dell'aldilà, a noi cara, che non è più con noi. Dovrebbe essere questo, insomma, un messaggio dalle carte che ve lo dà appunto la carta che sceglierete, ve lo darà. Andiamo a mischiare le carte. Pensate magari, non so, alla persona a cui volete bene, la persona che amate di più, non so, la cosa che desiderate di più. E le carte mi danno appunto il messaggio, magari sarà quello che voi penserete, eh? Sarà magari una coincidenza. Ma adesso andiamo a vedere. Allora. Alzare, facciamo tre carte, carta numero 1, carta numero 2, carta numero 3. Dobbiamo mettere sopra la pietra di marmo sulla carta numero 1. Due pietre di cristallo sulla carta numero 2 e sulla carta numero 3 il sasso di mare. Fate la vostra scelta, carta numero 1, carta numero 2, carta numero 3. Numero 1 col sassolino di marmo, numero 2 con i sassolini di cristallo. E numero 3 con il sasso del mare. Avete fatto la vostra scelta? Adesso andiamo a sentire la carta. Apriamo la carta numero 1. Vediamo che cosa ha da dirvi la carta numero 1 col sasso di marmo. La carta numero 1 è il lasso di bastoni. Vi dice appunto che al contrario indica che non ci sarà tanta fortuna, dovete stare attenti, non ci sarà molta ricchezza e quindi dovrete stare un po' attenti. Anche nell'ambito amoroso, appunto l'asso di bastone che indica più che altro il sesso, vabbè, è al contrario. Quindi diciamo anche nell'ambito amoroso non è molto positivo, non c'è molta ricchezza, insomma, non vi vogliono dire questa cosa qua. Quindi la carta numero 1, mi dispiace, non è molto positiva. Andrà meglio la prossima volta. La carta numero 2 con i sassolini di cristallo. Abbiamo il re di coppe, però ahimè, al contrario. Quindi che cosa vi dicono? Di cosa vi dice questa carta? E vi vuole avvisare che nella vostra cerchia di amicizie o sull'ambito lavorativo, insomma, o anche in famiglia, potrebbe esserci una persona maschile, un personaggio che vi nuoce, vi dà un po' fastidio. Ecco, e vi avvisa di stare un po' attenti. La carta vi vuole dire questa cosa qua. E la carta che ve lo dice, se è un messaggio, magari potrebbe essere anche dall'aldilà di una persona da voi cara, e comunque dovrete stare attenti a questo personaggio perché praticamente dovrebbe essere un uomo d'affari che però non è una persona per bene, insomma, state attenti, potrebbe farvi del male, non lo so, pettegolezzi e robe varie. Adesso andiamo a vedere la terza carta, speriamo che sia migliore, me lo auguro per chi l'abbia scelta con il sasso di mare.
Questa sì, questa è una bella carta, l'otto di mazze. L'otto di mazze possono essere bastoni, appunto, sì, io dico mazze, ma sono sì bastoni. Possono essere anche le frecce di Cupido, c'è qualche amore in vista, magari più di uno. E questa carta annuncia proprio notizie all'improvviso, come dire, veloci, se aspettate appunto una notizia, arriveranno prestissimo e saranno anche buone notizie. Ecco, questa carta annuncia, vedete, queste mazze come delle spade che vengono lanciate, questi bastoni che sono un po' sospesi e che si muovono. E la carta vi annuncia appunto questa cosa qua. Belle notizie, veloci, proprio al momento, arriveranno subito. Ed è anche una bella carta per l'amore, appunto. Quindi, per chi ha scelto la carta numero 3, è la migliore del mazzetto. Faremo un altro consulto più avanti, eh? Vedremo un po' prossimamente, più avanti, un altro messaggio dalle carte. E mi dispiace per la carta numero 1 e la carta numero 2, quindi questa direi vincente. Un saluto a tutti da Miranda e alla prossima. Grazie, ciao.